E molti non usciranno mai dalle loro gabbie, purtroppo. Facciamoci coraggio, adottiamo, apriamo il nostro cuore, perché ce l'abbiamo tutti quanti, e adottiamo, ragazzi, non ci vergogniamo ad amare un animale, perché ci dà tanto, ci può dare veramente tanto. I cani, i gatti, qualsiasi tipo di animale, molti hanno salvato la vita, veramente. Presenti l'Empa di Torremaggiore, Francesco e Pia, che collaborano con noi per quanto riguarda i randagisti. Poi abbiamo la presidente dell'OIPA di San Severo, Linda Tortorelli, molti la conoscono perché lei è un punto di riferimento per noi, soprattutto per i volatili. Molte volte non sappiamo dove sbattere la testa e lei ci dà una mano, molto, ci allevia molto il peso quando raccogliamo questi piccoli animali. Il voto è stato compromesso dalla bellezza del cane giudicato dai bambini, quindi abbiamo una classifica che vede vincitori dei cani di razza, perché ovviamente è stato compromesso dal voto dei bambini. Ma abbiamo deciso di dare un premio speciale a un cane che per noi è stato veramente bravo per quanto riguarda la sfilata, quindi è stato molto bravo, posato, quasi mai distratto, quindi abbiamo deciso di far sfilare due cani, quindi Kira e Nerina. Allora i giudici, vogliamo Nerina e Kira, di nuovo in passerella. Naturalmente ripetiamo che hanno votato per quanto riguarda il feeling, la camminata, tutte queste cose, poi naturalmente sono tutti belli, ripeto. Esatto, mi spiace, no, perché se volte purtroppo si può offendere qualcuno. Primo classificato, ed era arrivato per ultimo, è Aaron Aschi. Un ringraziamento indubbiamente va a tutte le associazioni. Mi sento vicino all'EMPA soprattutto perché mi sta dando una grande mano per la lotta al randagismo. Un problema che abbiamo, perché vedere i cani che soffrono in giro per il paese è un brutto vedere, quindi ritengo che dobbiamo cercare di adottare questi cani.